Ivana e il suo salotto. Novità, gossip, approfondimenti, di tutto e di più. E rieccoci qua. Adesso stavamo prendendo un discorso, Chiara, molto importante. Puoi spiegare una cosa importante di quello che stavi dicendo per la questione di sì. Questi ragazzi fantastici? La nostra associazione sì. Ormai è da 3 anni, dal periodo del Covid. Sì. Abbiamo iniziato così per vedere quello che succedeva un po', perché non sapevamo le reazioni di questi bambini certo. a questo nuovo progetto. E quindi con un'associazione di Foligno, l'associazione Edera, dove ci sono bambini autistici, abbiamo intrapreso questo percorso. Quindi abbiamo iniziato con una volta a settimana per 4 mesi ad andare da loro e fare interagire questi bambini con i pappagalli, ovviamente pappagalli piccoli, non adulti, perché comunque il pappagallo adulto deve essere gestito in maniera un pochino molto più... Molto bella questa iniziativa, ma si potrebbe proporre anche nelle scuole, volendo? Lo facciamo anche nelle scuole, ormai... Bellissimo! Ormai, siete praticamente... Siamo un po' ovunque. Okay. Nelle scuole anche tutti gli anni minimo facciamo 3-4 scuole, perché poi ci muoviamo un po' sempre, sì. Io, Angelo, Luciano e Nicoletta, che sarebbe la moglie di Angelo. Salutiamo. E Nicoletta è il mio braccio destro, nel senso che è una donna che ci posso sempre contare, quindi anche stamattina l'ho chiamata, dico: guarda Nicoletta, abbiamo un evento con dei ragazzi con problemi psichiatrici, quindi ci hanno chiamato per fare questo evento con questi ragazzi su una fattoria didattica venerdì prossimo, e gli ho detto: Nicoletta, ma ci sei? Perché da sola Perdonami su questo, come si fa ad arrivare a voi? Nel senso, cioè, le scuole, le associazioni, come arrivano a voi? Messaggio per far capire allora, di una... Solitamente tramite social, okay. E possono raggiungerci... Che passaparola comunque. Possono raggiungerci okay. Comunque tramite il nostro sito www.passionepappagallifreefly.com e Passione Pappagalli Free Fly, basta digitarlo sia su Facebook che su Instagram, che comunque anche su TikTok va così il nome? Sì, TikTok anche, okay. Ma siamo molto più attivi su Facebook e su Instagram. Ok, quindi se vi vogliamo contattare sì tramite abbiamo quindi i canali troviamo social. Loro con, puoi ripetere di nuovo per favore il tuo www.passionepappagallifreefly.com. Luciano, tu vuoi dire qualcosa? No, volevo dire che effettivamente questa entrata nelle scuole, nelle RSA dove che ci bello. Sono questi sta avendo un enorme successo, i ragazzi rispondono molto bene e quindi abbiamo e hanno notato diciamo i miglioramenti insomma nel sì contatto. Perché aiuta, quindi di conseguenza sì, sì. Ci invitano molto volentieri perché, ripeto, hanno notato sì. Dei miglioramenti. Ospedali. E poi è un po' anche quello che lascia a noi, no? Perché tanti mi dicono: ah, gli eventi è quello che io preferisco fare, cioè nel senso il tempo dedicato migliore è comunque quello che facciamo tramite questi ragazzi, che comunque ti lasciano sempre un sorriso e quello penso che è la cosa che ti voi ripaga. Voi portate tutti, qualcosa a loro, ma loro vi portano sì, emozioni. Sì, vi lasciano tante emozioni. Sì. Penso, quindi presumo che potete farle anche negli ospedali dove sono richieste. E invece Gracie, volevo farti una domanda a te riguardo i social. Sei tu che ti occupa di social, perché io ti ho conosciuto anche lì, quindi spiegaci un attimino... Allora, in verità la nostra associazione è un team fortissimo. Bene. Ognuno ha un ruolo fondamentale. Io mi occupo delle ADV dei social, ma c'è chi si occupa dei testi, c'è chi sì. Si occupa della programmazione, c'è chi si occupa del montaggio dei video. Facciamo anche dei brainstorming in cui decidiamo quali sono gli argomenti di cui parlare, perché appunto dobbiamo lanciare dei messaggi, no? Dobbiamo fare una corretta informazione. Quindi lo facciamo da associati, da team... con un grandissimo fervore, ma allo stesso tempo è un vero e proprio lavoro in un certo senso. Infatti io ringrazio gli altri ragazzi
che sicuramente ci staranno guardando e che sono una parte integrante e fondamentale. Quindi avete un'ottima squadra. Sì, abbiamo una squadra di persone che veramente io ci posso contare sempre, quindi è una squadra molto forte, anzi li ringrazio, Silvia, Ilaria, Fabrizio, Bruna e spero di non dimenticarmi che sono Christian e Elin che ci aiutano negli stand sempre e sono persone che comunque fantastiche veramente perché dedicano tantissimo tempo della loro giornata ad aiutare l'associazione, quindi è importantissimo. Hanno creato persino un giornalino che esce tutti i mesi. È nazionale il giornalino? Giornalino no, è solo per gli associati, quindi sul gruppo WhatsApp. Sì, che conosco molto bene. Ma c'è in programma insomma di fare di più, perché stiamo cercando di coinvolgere un po' i bambini con delle storie che hanno comunque una morale, no? Una morale che riporta sempre un po' all'etologia e al rispetto del pappagallo. Sì. Quindi vedremo quello che accadrà in futuro. Allora, io direi, Beatrice, voglio solo chiudere un po' con tutti voi. Sì. Il messaggio è stato molto chiaro, nel molto senso bello che anche. Anche dal nome, passione. Esatto. Ce n'è tantissima passione e amore per questi animali. Tanto amore e tanta passione. E, il prossimo evento dove sareste? Allora, Esotica Pet Show 11 e 12 novembre, Busto Arsizio. Nella mia zona. Sì. Quindi prendiamo un aereo. Quindi dobbiamo venire tutti là a fare, assolutamente. Ma qui in Sicilia, a Catania, so che molte volte fanno delle fiere, chiamiamole fiere, no? Dove fanno appunto... Gli eventi in Sicilia, allora, li avremo prossimi? Sì, quest'anno non l'abbiamo fatti perché, come dicevo, abbiamo preso impegno con l'Esotica Pet Show, che è un'associazione che si occupa di tutti gli animali esotici, quindi è pure una mostra un po' scambio dove vendono anche degli animali, però noi siamo proprio dentro a questo stand per far capire com'è importante. Sì, chiedevo appunto io per questi stand, perché solitamente li fanno misti, no? Quindi cagnolini, pappagallini, tanti tipi di animali. Diciamo che Gresi sta puntando, e mi auguro anch'io, in questa isola, perché per me quest'isola è un diamante. Allora, diciamo che non è semplice, no, spostarsi, perché comunque se bisogna portare gli animali è una fonte di stress. Allo stesso tempo, comunque, ci sono anche delle spese di cui tener conto. Tuttavia, stiamo un attimino analizzando la situazione, vedendo se ci sarà un incremento degli associati in Sicilia. Chiara è una persona, io lo dico sempre, disponibilissima. La distanza per l'associazione non è un problema. Quindi, se ci sarà un aumento degli associati, potremo prendere in considerazione l'idea, magari ogni due mesi, se lei ne avrà la possibilità, di fare degli incontri in loco, in una location, e poter vedere dal vivo i progressi di chi segue i percorsi dell'associazione. Ecco, perché, questa è l'ultima cosa che volevo chiederti prima di salutarci. Cioè, per fare l'iscrizione, al di fuori del sito, è quello che stai dicendo tu in questo momento? Sì, certamente. Comunque, i contatti sono sia sui social, Passione Pappagalli Free Flight, sia per quanto riguarda il sito web e poi il mio numero di telefono sta esattamente esplode. Basta digitare Chiara Alessandrini che esce il mio numero. Quindi automaticamente non è il caso di ripeterlo, perché col nome e il cognome, chi fosse interessato, e spero, mi auguro, che sanno che loro affronteranno solo persone che amano gli animali. Quindi... Poi comunque voglio dire, se volessero scambiare quattro chiacchiere dal vivo, io li possono... aspetto. Il negozio? Problema questo. Mi puoi, puoi dire, Gresi, dov'è il tuo negozio? Il negozio si trova a Mister Bianco, in via Giacomo Matteotti 19, angolo della natura. Salutiamo Nunzio, che è il suo compagno. Che è il titolare del negozio. Quindi mi permetto di dire così, perché anche lui è un ragazzo giovane e anche un bravo ragazzo, quindi diciamo che vi siete accoppiati giustamente nel momento... Quello bravi che tutti ci lega due. Tutti, no? La passione, prima Guarda, di tutto. Parlavano io quando parlavo... Per la piccolezza me l'ha creato come un mondo, quindi complimenti. Allora, io direi che posso solo ringraziare ognuno di voi. Grazie. Mi auguro. Grazie a voi. Grazie, grazie veramente. Mi auguro di rincontrarci, di rivederci, sicuramente ci saranno occasioni. E il messaggio, Chiara, vuoi dare l'ultimo messaggio? Come dice il nostro vicepresidente... La frase? Vai, dilla te, Cristina. No, il nostro Enzo è inimitabile. Sì. Cioè, io non posso dire il suo mantra. Quindi magari esponetelo. Magari poi lui stesso ci proteggere manderà un saluto. È la più bella voce del verbo amare.
Esatto, brava. Allora, con questo noi dobbiamo fare ringraziamenti. Esatto. Beatrice, chi dobbiamo ringraziare? Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie. Ringraziamo grazie il nostro pubblico. Ringraziamo il nostro direttore, Giulia Arena. Ringraziamo il cameraman, perdonatemi, il bello della diretta, una volta ogni tanto. Sì. E ringraziamo anche le ragazze dell'Accademia Nicotra. Questo assolutamente sì, perché sono queste... le nostre make-up artist e ci saranno con noi, ci aiuteranno a mantenerci così per tutte le nostre puntate. Quindi ringraziamo a tutti e spero, sì, mi auguro che ci vediamo alla prossima puntata. Quindi, grazie. Grazie a tutti, buonasera. Ci rivediamo con novità, gossip e di tutto di più. Alla prossima. Alla prossima.